mia diletta signora. Mi trovo adesso innanzi una amena finestra di questo cottage, donde si scorge una campagna collinosa e si intravede il mare. La mattinata è assai bella. Non so quanto sarebbe agile il mio spirito, quale piacere potrei trarre dal dimorare qui se il vostro ricordo tanto non gravasse su di me. Domandatevi, amor mio, se non siete stata molto crudele ad avermi avvinto così, così distrutto la mia libertà. Quanto a me, non so come esprimere la mia devozione per una creatura di tale bellezza. Vorrei una parola più fulgida che fulgore, più bello che bello. Vorrei quasi che noi fossimo farfalle e vivessimo appena 3 giorni d'estate. 3 simili giorni con voi li colmerei di tale delizia che 50 anni comuni non potrebbero mai racchiudere. Confesserete questo in una lettera. Dovete scrivermi immediatamente e dite in essa tutto quel che potete per consolarmi. Fatela densa come una pozione di papaveri per inebriarmi. Scrivete le parole più dolci e baciatele, che io possa almeno posare le mie labbra dove furono le vostre.